Questa è una delle opere d'arte più conosciute al mondo. Si rimane immediatamente colpiti dall'armonia delle forme del corpo, emblema dell'eroe e icona di bellezza e perfezione umana. L'eccezionale virtuosismo tecnico di Michelangelo è celebrato già dai contemporanei come il punto culminante dell'arte del Rinascimento. Il suo nome è collegato a una serie di capolavori considerati fra i più importanti di tutta l'arte occidentale. Oltre al David, opere come la Pietà o il ciclo di affreschi nella Cappella Sistina sono considerati traguardi insuperabili dell'ingegno creativo. La ricchezza delle invenzioni e delle soluzioni compositive ancora oggi lascia stupefatto chiunque si avvicini alla loro contemplazione. Questi, oltre a tanti altri, sono i motivi che rendono Michelangelo un rivoluzionario e che gli attribuiscono un posto decisivo nella storia dell'arte occidentale. Capiremo insieme la sua opera con l'autorevole guida dello storico dell'arte Cristina Acidini. Quando parliamo di Michelangelo Buonarroti, nato a Caprese Michelangelo nel 1475 e morto a Roma nel 1564, parliamo di una delle personalità più straordinarie di tutti i tempi, che si è espresso in quattro arti almeno, e in particolare la pittura, la scultura, l'architettura e la poesia. Quando morì all'incredibile età di 89 anni, qualcuno scrisse che era morto non un uomo solo, ma quattro. Posto al vertice della storia dell'arte da Giorgio Vasari e poi da tutti gli altri biografi dopo di lui, sappiamo molto della sua vita, molto è stato tramandato dai documenti, molto è stato scritto anche in qualche modo dallo stesso Michelangelo attraverso il suo fedele allievo Ascanio Condivi. E così sappiamo che i suoi esordi furono precocissimi. A 12 anni questo giovane talento già andava a bottega presso i Ghirlandaio, che erano tra i pittori più rinomati della Firenze del tempo. Imparò dunque la pittura, suo padre non avrebbe voluto, e cercò di scoraggiare questa inclinazione precoce, poiché agli occhi di Ludovico Buonarroti, appunto padre di Michelangelo, sembrava che il dedicarsi a un'arte materiale come era la pittura e non ad una professione nobile come poteva essere notaio, magistrato o letterato fosse un modo per far declinare la posizione sociale della famiglia, che vantava antiche e nobili origini. Ma il giovanissimo Michelangelo riuscì a far valere questa sua volontà così ferma e così ben indirizzata e imparò la pittura. Sappiamo che si esercitò a copiare dai grandi maestri del passato, da Giotto, da Masaccio. Ci sono disegni giovanili, un po' ingenui, in cui egli copia delle figure visibili negli affreschi delle chiese fiorentine. Imparata la pittura nei suoi fondamentali, Michelangelo rapidamente passò ad un'altra arte, quella che lo avrebbe accompagnato tutta la vita, quella della scultura, ed ebbe una straordinaria opportunità di essere invitato
nella cerchia di Lorenzo il Magnifico, il mecenate più famoso della famiglia Medici del 400, a frequentare il giardino di San Marco. Era un luogo appartenente alla famiglia Medici dove erano riunite antichità e dove i giovani si esercitavano specialmente nel disegno e nella copia dall'antico sotto la guida di un anziano scultore, Bertoldo di Giovanni, che era stato allievo di Donatello. Dunque anche nella scultura il legame fra Michelangelo e i maestri del passato è molto forte e produttivo fin dalle prime sue espressioni artistiche. E questa, la Madonna della Scala, è proprio il frutto della sua precocissima inclinazione a scolpire il marmo. Siamo tra il 1490 e il 92. Intorno al 90 Michelangelo entrò nel giardino di San Marco. Nel 1492 morì Lorenzo il Magnifico, ponendo fine quindi ad un'era di mecenatismo artistico. E in questo straordinario rilievo che si trova nel museo di Casa Buonarroti a Firenze, Michelangelo appare già, benché quindicenne o poco più, padrone della materia e della tecnica. In questo marmo il rilievo sottilissimo dello sfondo rappresenta una scala, quasi la scala di un cortile domestico, nel quale troneggia la Madonna seduta su un sedile cubico che porge il seno al bambino. Il rilievo è di superba maestria, ma anche pieno di misteri, di quesiti che non riusciamo a risolvere. Perché la Madonna, ad esempio, rivolge il suo sguardo non al bambino che si appresta ad allattare, ma lontano, quasi assorta in una visione profetica del destino del figlio? Perché il bambino, robusto come un piccolo Ercole studiato sulla scultura antica, ci volta le spalle e addirittura rivolge il piccolo braccio dietro di sé con la mano arrovesciata? Perché questi fanciulletti sulle scale si affannano come se volessero spiegare un drappo o svolgere un'altra misteriosa operazione alle spalle della Madonna? È certamente un rilievo che alla bellezza unisce la componente dell'inquietudine, del mistero. Si riconduce anche, come spesso accade per la Madonna di Michelangelo, al suo personale rapporto con la figura materna, poiché la madre Francesca morì che lui era infante e dunque soltanto nelle nutrici Michelangelo infante e giovanissimo poté trovare il suo riferimento per l'elemento femminile.